Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con un nuovo video di Minecraft, signori. Allora, prima di partire dal video io vi ringrazio per i like, per i commenti, per il supporto che date alla serie, signori. Vi ricordo di iscrivervi al canale perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno e tutto dipende da voi, signori. Io ci sto provando a mettercela tutta, ma senza il vostro aiuto non andiamo da nessuna parte. Signori, allora, cosa facciamo in questo video di oggi? Allora, fondamentalmente l'obiettivo è fare la farm di cactus. Ma prima di fare la farm di cactus, noi dobbiamo andare a fare un... come si chiamano? I falò? No, i braceri? Braceri? No. Come cazzo la si chiamano? I campfire? Vabbè, lo cerco così, sarà più facile, perché dobbiamo metterli sotto gli alveari. Non lo so se me l'avete consigliato nello scorso video, perché comunque io sto registrando di seguito, quindi non so se me l'avete consigliato, ma senza quelli di lì, bravo, questo di qua, perfetto. Cosa ci serve? Il legno normale, carbonella, ok, va bene, è fattibile, lo possiamo fare, ne vorrei guardare un po' di legno normale, ce ne servono almeno due, quindi direi di fare, mettiamocelo tutto, sì, ok. Non ho visto come si chiamano perché sono intelligente e esperto. Allora, dove cazzo erano questo? Fuoco da campo, perfetto. Me ne servono due. Ok, abbiamo sempre il nostro piccone con silk touch, sì. Abbiamo del vetro qui che ci è avanzato, sì, perfetto. Ci facciamo delle bottigliette. Ok, ce ne facciamo sei, dai. Tanto il vetro per ora ce l'abbiamo. Ce ne facciamo 6, ok, ci facciamo anche una cassa, però non con questo legno, la facciamo con questo. 4 e 4, 8 mi bastano, mi faccio una cassa così intanto lì vicino ci mettiamo tutto quello che recuperiamo. Bello che ce l'avevo qua dentro la cassa, sì, perfetto, siamo intelligenti? Assolutamente no. Bene, signori, allora, secondo un'antica leggenda, se io rompo questo di qua, ok, e metto il mio bellissimo campfire qui, col fumo noi dovremmo tranquillamente riuscire a recuperare il miele. Ora facciamo qui la prova, signori. Lo mettiamo qui sotto, così non dà fastidio. Prendiamo una bottiglietta e nessuno ci dice niente, signori. Questa è un'ottima cosa. Allora, io le nostre bellissime pette le ho fatte riprodurre già una prima volta. Qui c'è un vuoto, sì, ok, quindi direi che la nostra cassa potremmo anche metterla qua sotto, se non dà troppo fastidio, la cassa potremmo mettere anche qui sotto, perfetto, e ci andiamo a mettere questa di qua e le altre bottigliette vuote, io metterei anche i fiorellini, possiamo farle riprodurre un'altra volta, penso di no perché le ho fatte riprodurre proprio ora, ne vedo solamente una tra l'altro, non ne vedo più di una, dove cazzo la stanno le mie pette, non si sa. Però va bene, questa si sta impollinando quello di lì, bene. Io non so se c'è una differenza fra fiori rossi e fiori gialli, questo purtroppo lo ignoro. Sì, ti farei anche riprodurre, ma sei da sola, non andiamo da nessuna parte, Betta. Sei da sola, non andiamo da nessuna parte. Secondo me finiscono nel fuoco quelle api? Potrebbero. Allora noi facciamo una cosa, mettiamo intanto questi fiorellini e li mettiamo qui. Facciamo due trapdoor, due botole che le mettiamo sopra i campfire, che li teniamo chiusi. Nel momento in cui io voglio raccogliere il miele, li apriamo, perché non vorrei, signori, che queste momme mi si suicidano nel fuoco e poi abbiamo perso pure le pette. Direi anche no. Ma poi le affumichiamo in maniera pesante. Allora io posso mettere anche una botola anche qui, perfetto, il fumo passa lo stesso e quantomeno siamo protetti dal fuoco, signori, possiamo camminarci tranquillamente, ci affumichiamo ma siamo tranquilli che la zona è al sicuro. Ok, recuperiamo un poco di sabbia che io qui non ho, se non sbaglio qui non dovrei avere, ma comunque dobbiamo andare in magazzino perché dobbiamo recuperare i cactus. No, non abbiamo sabbia. Possiamo posare il vetro però, che è una cosa buona e giusta. Possiamo posare il legno qui, che è una cosa buona e giusta. Possiamo buttare questi semini, che è una cosa ottima, no, buona e giusta. Ciao semini, ciao. Ok,
Andiamo a recuperare un po' di sabbia e andiamo a recuperare anche i cactus. Quanti ce ne servono? Beh, volevo farne magari 4. Vediamo quanti ne abbiamo. Tutti quelli che abbiamo li possiamo anche piantare, tanto non ci servono per la quale. Non ci servono per nulla. Il problema è ritrovare dove ho messo i cactus. Che questa è una bella sfida. Allora, qui ci sono tutte le cose preziose. Qui ci sono le mucche che rompono le scatole. Qui c'è del verdume e abbiamo 6 cactus. Perfetto. Recuperiamo la sabbia che dovremmo avere in questa cassa di qua. Dove cazzo la sta la mia sabbia? Qui sopra, ok. Per un attimo ho temuto. Mi bastano 6 blocchi di sabbia. Perché tanto abbiamo 6 cactus, quindi 6 blocchi di sabbia. So perfettamente che se ci si fanno con le cose a terra, tipo con le staccionate, si rompono direttamente loro. Vabbè, questo poi lo faremo successivamente. Non mi ricordo, dovevo vedere un tutorial. Lo dovevo vedere prima del video, ma non l'ho visto. E quindi non. Zei il benvenuto. Ah, che cosa carina, abbiamo fatto il progresso. Zei il benvenuto. Che cosa simpatica. Vediamo qui se le api stanno uscendo di casa. Sì. Ne abbiamo qualcuna, quindi direi di approfittarne subito per vedere se riusciamo a farle riprodurre di nuovo. Capite? Allora, calma. Te e te. Dai così, riproducetevi signore. Fate tante belle api. Oh, già siamo a 5 api. Non so perché se ne vanno là sotto. Cioè, avete i fiorellini qua sopra e ve ne andate là. Fate il miele, non rompete le scatole e popolate questa zona di qua. Bellissima, signore. Dove la facciamo la nostra bellissima farm di cactus, signori? La facciamo qui a seguire del nostro amico Spaventapasseri. Che non è uno spaventapasseri, ma è un simpaticissimo golem. Non è nemmeno un golem. Va bene, ci siamo capiti. Mi sto impappinando in maniera sbagliata. Allora, intanto beviamoci qua il latte perché ho dimenticato che mi serviva l'acqua. Se mi butto di qua muoio. Allora, muoio o non muoio perché ho gli stivaletti che mi proteggono. Però perché rischiare la vita? Recuperiamo un poco di acqua così. Dici, ma che ti serve l'acqua? L'acqua mi serve perché dobbiamo scendere un blocco sotto, signore, perché la sabbia soffre la gravità. Quindi questa cosa non va bene. Allora, noi in un prossimo video, che non so di preciso quando, perché penso che domani ci concentreremo più che altro sul sistemare casa, signori. Dare una piccola sistemata a tutto quanto. Allora, ok. No, sali su. Da dove ci partiamo noi? Allora, direi di partirci proprio da qua. Sì, direi che va bene. Direi che va bene. C'è bisogno di secchio d'acqua? Assolutamente no. Allora, perché noi mettiamo i gradini qui? Ok, seguite il mio ragionamento. Mettiamo i gradini qui. 1, 2 e 3. Forse una striscia sola ci basta di cactus. Il problema è che sì, o se no possiamo fare. Oh, con calma ci ragioniamo e troviamo una soluzione. Allora. Direi di mettere intanto una prima striscia di legno, così siamo tutti contenti, ok? Perfetto, così non concludiamo niente però, perché se mettiamo 2, 1, spazio, un altro cactus, ok? E poi altri due di libertà. Sì, ma sì, dai, tanto lo spazio ce l'abbiamo qui sulla nostra isola volante, quindi possiamo fare il cacchio che ci pare. Dove mettiamo la sabbia? Ecco, la sabbia adesso l'ho messa sotto e l'acqua ci serve in questo preciso momento. Allora, facciamo così. Qua ci mettiamo la sabbia. Sabbia 1, spazio, sabbia 2, spazio, spazio. Perfetto, quindi lo spazio va fatto qui. Lo spazio va fatto qui. Lasciamo semplicemente i blocchi dove pensiamo di mettere i cactus, ovvero un cactus va messo lì, un cactus va messo qui, un altro cactus va messo qui. Quanti ne abbiamo? 6. Quindi volendo potremmo anche allungare un pochino di più la situazione. O di qua o possiamo allungarla di qua la situazione. Che dite? Così proprio riempiamo questa zona di qua. Sì, mi piace. I progetti quelli che cambiano da momento a momento. Ok. Perfetto. Quindi qua avremo i nostri 4 bellissimi cactus. Qui andiamo a chiudere tutto. Ok, così. Ovviamente il legno non mi basterà mai, devo andare a fare una ricarica di legno.
di questo legno nero, perfetto, perché me ne manca un pochino per chiudere qua il giro. Qua mettiamo un altro gradino. Ok. E adesso io direi di mettere dove la mettiamo l'acqua? Allora, leviamo questo che abbiamo perso. Aspettate, però io posso fare così. Infatti, ah, dai, una volta ogni tanto abbiamo un colpo di fortuna. Allora, noi dobbiamo mettere la sabbia qui, giusto? Sì, quindi dobbiamo mettere un blocco di terra qui e un blocco di terra qui. E abbiamo coperto questa zona di qua. Poi dobbiamo andare a mettere un blocco di terra qui. E un blocco di terra qui, ok. Il blocchettino di legno era messo qui, ok. Quindi ci serve una striscia di terra qui e qui, ok. Dobbiamo semplicemente fare anche l'altro lato, ovvero questo, ovvero 1 e 2, e ovvero 1 e 2. Abbiamo finito la terra precisa, precisa. Possiamo riguardare un blocco che forse è questo? Sì. A questo punto possiamo anche regolare gli altri volendo, scusatemi, questo non ci serve più qui, questo non ci serve più qui, sì, stiamo recuperando i blocchi superflui, oddio, recuperando una parolona perché mi stanno a cascare tutti di sotto, però va bene, questo lo possiamo prendere, quello lo possiamo levare che sta brutto e questo di qua lo possiamo levare pure che sta brutto. Ok, scendiamo, mamma mia, stavo per cascare nella lava, bello, sarebbe stato proprio... L'apice della situazione, cadere lì nel lago di lava sarebbe stato. Quest'albero è così? Che cazzo ci fa quest'albero così? Scusatemi, che senso ha? Perché ho lasciato quest'albero così? Ma che cazzo di senso ha? Va bene, abbiamo trovato il legno per completare la nostra situazione. Ci sono altre foglie, altri rami? No. Penso di no. Beh, ok. Tu sei alto? Sì, tu sei alto. Recuperiamo questo. Ok, quanti ne abbiamo recuperati? 3. Penso che mi bastano. 12 per finire il giro. Mi bastano e mi avanzano. Qua non so perché c'è sto buco, lo chiudiamo che è pericoloso. Idem con patate qui e qui. Ok. Ritorniamo su. L'acqua ce l'abbiamo, i cactus ce l'abbiamo pure. Ok, dai. È stato più facile del previsto. Abbastanza più facile del previsto, sì. Domani, signori, potremmo o abbellire il nostro mondo, oppure potremmo mettere delle torce intanto qui, sicuramente, una e due. E questo già sarebbe un buon passo avanti. Un buon passo avanti. Qui andiamo a chiudere il giro, che manteniamo la simmetria, signori, quindi due di là. Due di qua, mettiamo questo gradino di qua, lo mettiamo qui, perfetto, quindi puoi mettere anche un'altra torcina qui e un'altra torcina qui, così anche il nostro simpaticissimo amico Golem sta tranquillo, poi metterei la sabbia, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e i nostri bellissimi 6 cactus, signori. Ok. E anche la farm di cactus è fatta, signori. Piccoli progressi che ci portano sempre più avanti, signori. E tutto questo e le api nella nostra mappa che abbiamo fatto 2 giorni fa, non ci sono, signori. Questa è la cosa bella. Questa è la cosa bella del progress. Potremmo fare un'altra mappa. Devo fare una mappa di inizio video. Purtroppo me lo sono dimenticato per poi vedere il disegno che veniva fuori piano piano che andavamo avanti con il progresso. Detto questo, signori, io direi che per questo video pulito pulito, anzi, possiamo fare un'ultima cosa proprio per farlo durare quei 30 secondi, quel minuto in più, che fondamentalmente non serve a niente, però possiamo recuperare un altro po' di grano e facciamo riprodurre le nostre amiche pecore. Così, signori, domani o dopodomani. Ci concentriamo sulle andarle a dividere, che non è per niente, non sarà per niente una cosa facile, ma anche i polli stanno impazzendo. Ok, voi siete cresciute tutte, va bene, fatemi levare le torce dalle mani, se no faccio un casino. Riproducetevi. Di sicuro dobbiamo recuperare un po' di terra, perché dobbiamo allargare anche questa zona di qua, che non la vedo. Allora, avevamo 13 pezzi di grano, ce ne sono rimasti 2. 1. Ok. Nessuno lo vuole questo, signori? Sì,
Signore pecore, ultimo pezzo di grano. No, non lo vuole nessuno. Vabbè, non cambia niente a noi. Qui il grano, qui il miele, la produzione di miele, signori, va avanti. Recuperiamolo, recuperiamolo. Scrivetemi nei commenti se c'è qualcosa da fare con questo grano, perché fondamentalmente io non ne ho la più pallida idea. Però ce l'abbiamo. A questo punto lo sfruttiamo, lo sfruttiamo. Le nostre amiche api fanno il loro lavoro. Prendiamo due di queste e riempiamo il miele. Uno e due. Ci ammazzano? No, sono carine e coccolose, signori. E andiamo così. Anzi no, fai il singolo, ecco, così vediamo tutte le belle bottiglie piene. Va bene, signori, torniamo velocemente alla farm di cactus, così chiudiamo il video inquadrando la farm di cactus, che è quello che fondamentalmente abbiamo fatto nel video di oggi. Ok, signori, detto questo io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, un saluto da me e dal pupazzo di neve. Bella raga, ciao ciao!